arriverà da qui da circa 10 giorni e sinceramente ero molto spaventata inizialmente. Invece devo dire e testimoniare che qua ho trovato un ambiente molto familiare, molto tranquillo, soprattutto grazie alle ostetriche. Che dire, vivo le ostetriche anche perché in questo momento, cosa che ignoravo anche durante i parti, perché poi vivendo qua giornalmente si conoscono situazioni diverse le une dalle altre, e devo ammettere che quelle a fare quasi tutto il lavoro sono sempre solo le ostetriche. Buongiorno, sono Cinzia. In questo periodo ho avuto modo di rivalutare il ruolo dell'ostetrica. Sostengo che sia un ruolo molto importante per noi donne, perché in un momento importante della nostra vita riescono a darci quella forza e quella carica che, di cui abbiamo bisogno. Ciao a tutti, mi chiamo Nausica, sono in gravidanza e mi trovo all'ospedale Riniti da poco più di 2 mesi. Sono arrivata terrorizzata, ma grazie alla figura delle ostetriche, che sinceramente non conoscevo, mi sono sentita subito a casa. Sono professionali, umani, fantastiche, veramente fantastiche. Grazie a loro sono ancora qua e porto avanti la mia gravidanza. Grazie mille. Partire dal corso di accompagnamento alla nascita, e adesso devo dire che questa figura la sto apprezzando ancora di più grazie a questo momento particolare di questo mio ricovero all'inizio del nono mese di gravidanza. Perché appunto grazie alle ostetriche che sto incontrando sto vivendo tutto in maniera molto più tranquilla, perché si nota proprio quella... viene... diciamo, si sente nell'aria questa tranquillità che viene proprio data dalla figura delle ostetriche. Io ho un'altra esperienza, purtroppo l'ho avuta adesso perché sono stata contagiata, quindi ho avuto il Covid, e nel ricovero devo dire che loro sono state molto presenti. Non finirò mai di ringraziarli, perché oltre alla loro professionalità, ma la cosa che si è sentita di più è proprio la loro umanità. Quindi sono molto contenta di averle conosciute, di aver conosciuto tantissime di loro, e grazie per tutto il lavoro che state facendo. Il 13 febbraio sono diventata mamma di un angelo. Mio piccolino, pochi minuti dopo il parto, purtroppo mi ha abbandonato per sempre. In questo momento così drammatico della mia vita ho conosciuto delle persone spettacolari. Tutto il reparto di ginecologia e ostetricia mi è stato accanto in una maniera meravigliosa. Le ostetriche, che non sono solo coloro che fanno nascere i bambini, fanno nascere le madri prima, perché ti stanno così accanto e ti supportano in maniera psicologica che soltanto delle persone meravigliose possono farlo, e loro lo sono. Quindi grazie per tutto quello che date, per l'amore che date ai piccolini appena nati e per il sostegno che date alle mamme. È un ruolo chiave, direi, per la buona uscita sia del parto in sé che per la ripresa psicofisico-emotiva di noi mamme. E queste ostetriche hanno lavorato con estrema delicatezza, con discrezione, con professionalità e con umanità, dei sentimenti molto nobili che sono difficili da rimuovere, e verso i quali ovviamente nutro il maggior rispetto possibile. L'ostetrica per me ha svolto un ruolo fondamentale dall'inizio alla fine della gravidanza. Ha risposto a tutte le mie domande, è stata importante per alleviare un po' le paure che è normale che ci siano durante la gravidanza, e poi è stata fondamentale durante il momento del parto, perché comunque mi ha tranquillizzata e mi sono affidata completamente a lei, e questo mi ha aiutato tanto ad affrontare il parto. E ho dovuto dar credito alle parole di mia nonna, che prima di partorire mi diceva sempre: fai tutto quello che ti dice l'ostetrica e seguitevi con gli occhi, anche nel momento in cui pensi di non farcela, fai tutto quello che ti dice l'ostetrica, perché fondamentalmente in quel momento si crea un feeling e un legame
perché io parlo proprio di legame, perché in quel momento anche con gli occhi riesci a percepire quello che lei ti vuole dire. Per chi come me ha trascorso la gravidanza in pieno lockdown, in piena pandemia, la figura dell'ostetrica è stata non importante, bensì indispensabile, sin dal corso preparto fino alla degenza postparto che ho trascorso in ospedale. E la fiducia che ho riposto è stata totalmente ripagata con attenzione, empatia, professionalità. Io veramente sono stata molto felice di essere accompagnata durante questo mio percorso dall'ostetrica. È stata fondamentale nel corso pre-parto perché mi ha aiutato a avere consapevolezza del mio corpo e consapevolezza di quello che sarebbe stato tutto il percorso. È stata fondamentale durante il parto ed è stata fondamentale nella fase post parto, che per una donna è un'esperienza a 360 gradi di cambiamento. Lei è un punto di riferimento che mi ha trasmesso tantissima tranquillità dalla gravidanza al parto ai primi mesi di nascita del bambino. Oggi sono alla seconda gravidanza e per me l'ostetrica è una figura professionale a cui io non ne posso fare a meno. Grazie. Un'ostetrica ti prende per mano e ti accompagna nel percorso di donna consapevole, che sia esso destinato al parto, alla prevenzione o semplicemente allo scoprire noi stesse. Consiglio vivamente a tutte le donne di tutte le età di seguire un'ostetrica, di avere un'ostetrica di fiducia. Il mio parto è stato consapevole perché sapevo esattamente quello che stava per succedermi grazie all'ostetrica che mi ha seguito prima, durante e dopo la gravidanza. Che è proprio un'amica con la quale ti puoi confidare raccontandole tutte le emozioni e le paure che provi nel periodo più importante della tua vita, ed è proprio lei che ti rassicura. Nonostante io abbia partorito in un periodo di piena pandemia mondiale, porterò sempre nel mio cuore e nella mia mente un ricordo bellissimo del mio parto. L'ostetrica già di per sé è la promotrice della salute della donna, e nel mio caso posso dire che queste donne, alcune di esse molto, molto giovani anche, sono state veramente di grande aiuto, hanno svolto un ruolo fondamentale, mi hanno coccolata, attenzionata e mi hanno fatto sentire proprio come un loro familiare. Ecco. Le ostetriche sono gli angeli custodi delle mamme, delle donne e dei nostri piccoli. La professionale che ti accompagna durante tutto l'arco della vita. Noi solitamente per cultura siamo abituati a rivolgerci sempre al ginecologo. Io devo dire che negli ultimi 2 anni ho rivalutato, o meglio, ho conosciuto che cosa vuol dire essere ostetrica. L'ostetrica è una professionista. Un parto, come dico io, testa con testa, cuore con cuore. Ho assecondato il mio corpo, ho assecondato tutti quelli che erano i miei istinti, ma soprattutto ragionato e mi sono emozionata con l'ostetrica che mi ha seguito durante tutto il travaglio attivo. Io ho conosciuto questa figura nel periodo della gestazione, mi ha seguito nel travaglio, nel parto e anche nel postparto, e tuttora nella vita di tutti i giorni. Ormai è una figura che si affianca a me nella quotidianità. A me l'ostetrica ha spiegato e insegnato come cambierà il mio corpo dentro e fuori e quale sarà il mio percorso quando sarà più grande. Credo che tutte le ragazze della mia età debbano avere l'occasione di parlare con le ostetriche, magari in un ambiente scolastico. Viva le ostetriche del GOM!